Anche i miei haters mi addicono il nome di profeta e ascoltate le mie parole di ieri. Un piccolo gruppo si è nascosto in qualche bunker qui in West Virginia. E oggi la Bethesda ha usato le mie stesse parole per annunciare che ci sarà l'enclave. Allora forse è proprio vero che io sono il profeta! Ok raga, a parte la mia demenza senile che ormai incombe, oppure non so se è l'eccessivo uso di jet che ho fatto in tenera età. Comunque, sto tipo profeta ragazzi, sta cosa mi fa anche un po' paura, però l'avevo detto nel video di ieri, il giorno dopo hanno condiviso sta foto che ci conferma che un nostro vecchio amico, o meglio dire un nostro vecchio nemico, è tornato a farci visita. Le fazioni confermate per adesso sono la Confraternita, l'Enclave, i Free States che sono nuovi, i Riders che conosciamo bene e i Responders. Mo adesso non è ben chiaro cosa dovremo fare con queste fazioni, perché a quanto pare in teoria sono tutti morti nel West Virginia, da quanto sappiamo, quindi non si sta ben capendo queste foto che stanno uscendo, il senso che hanno e perché tutti hanno questi Pip-Boy. Comunque adesso andremo a vedere quel poco che è trapelato a proposito di queste fazioni. I nemici di tutte le fazioni e il nemico per antonomasia che ci sarà su Fallout 76 saranno gli Scorched, questi ghoul infetti da questo fungo parassita. E a quanto pare le spore vengono sparse dallo Scorch Beast, ne abbiamo già parlato ampiamente, quindi ve lo linkerò a fine video, se non l'avete visto vedetevelo. Comunque cominciamo dall'enclave, è appena uscita questa foto che ci informa sul perché siano qui in West Virginia, ma faccio prima a farvi vedere lo spezzone del video precedente dove ho profetizzato questa frase. Dovrebbero integrare a questo punto anche l'enclave, perché no? Per quanto ne sappiamo noi, anche l'enclave è rimasto isolato su una piattaforma blindata al centro dell'oceano. E chi lo sa se un piccolo gruppo si è nascosto in qualche bunker qui, in West Virginia. Certe volte mi metto paura da solo. L'enclave è un'organizzazione militare ombra, discendente diretta dal governo prebellico degli Stati Uniti. In base a questo essa ritiene di avere ancora autorità sulla zona contaminata. È la principale antagonista della serie di Fallout. È composta principalmente dai discendenti del governo ufficiale e dei vertici militari che si sono salvati dalla Grande Guerra. Come vedete qui un giocatore è anche riuscito a trovare la divisa dell'enclave. Ora bisognerà capire se entrare dentro una fazione ci darà dei benefici, come ci entreremo, come prenderemo le missioni e se magari scegliendo una determinata fazione avremo esiti diversi nel corso del gioco. Comunque l'enclave ancora nessuno ha scoperto dove è localizzato. Io avevo già tipo un mese fa detto dove secondo me se ci fosse stato l'enclave sarebbe stato localizzato, e lo ripeto. Secondo me il White Springs Resort, perché sapevamo che qui proprio per il presidente degli Stati Uniti era stato costruito un bunker sotterraneo per difendere le alte sfere del governo americano. Vi ricorda qualcosa sta frase? Poi c'è la Confraternita d'Acciaio. Potremmo entrare in contatto con loro in teoria andando a Watoga. Si è creata un po' di confusione perché la Confraternita d'Acciaio non avrebbe dovuto avere Vertibird in quel periodo storico. Forse adesso con la presenza dell'enclave potrebbero essere loro i Vertibird, però mi sembra di aver notato che lo stemma non è sul Vertibird ma sulle barriere. Come vedete anche dentro non c'è il classico pilota della Confraternita ma sembra un membro dell'esercito. Quindi sembrerebbe che questi Vertibird siano stati reperiti qui in West Virginia. Dalla foto che ha rilasciato Bethesda sembrerebbe che la CDA si è messa in contatto con l'esercito del West Virginia tramite un satellite, quindi molti hanno speculato con quest'immagine, ma io non credo siano collegati visto che questo è un satellite precipitato. Sulla Confraternita abbiamo praticamente detto tutto nel video precedente, anche questo ve lo linkerò a fine video. Allora lei è Rose, il capo dei Rider, l'unico personaggio che ci fa vedere Bethesda proprio con un nome. Spietata, egoista, setato di sangue, dal giorno in cui le bombe sono cadute i Rider sono stati il flagello delle terre desolate. Negli Appalaci Rose è il loro enigmatico leader, ma chi è? E che cosa spera di guadagnare mentre guarda la carneficina dal suo pollaio in cima al mondo? Allora bisogna capire, io credo che queste cose siano successe dal 2077 fino al 2102 che noi usciamo. A quanto pare molti si erano salvati ma sono morti prima della nostra fuoriuscita dal Vault. Per entrare in contatto con questa fazione dovremmo raggiungere questo luogo, Top of the World. Ancora non so bene dove è situato sulla mappa. Tutti mi hanno trattato come un pazzo quando ho detto che forse ci sarebbe stato un NPC, però come vedete qui c'è scritto nella missione aiuta Rose a rafforzare il segnale radio. Quindi boh, non lo so, tutto sembra far pensare che questa Rose ci sia, poi magari mi sbaglio ma per adesso sembra questo. Quindi boh, il mistero si infittisce, lo vedremo fra poche ore ormai ragazzi. Infatti per questo vi ricordo che questa notte a luna ci sarà una mega live su Twitch dove andremo a scoprire tutte ste cose, quindi seguitemi su Twitch, trovate il link tra i commenti. Comunque sembra non essere lei il sovrintendente, anche se c'è un sovrintendente donna disperso, perché anche gli altri personaggi delle fazioni hanno un Pip-Boy. Certo è vero che i personaggi nelle foto che si sono visti hanno un Pip-Boy, però quelli in teoria dovremmo essere noi che interpretiamo quelle fazioni. In teoria Rose è un personaggio
personaggio reale, cioè esiste un nome, però boh, non lo so, si scoprirà più avanti. Poi ci sono i Responders, che ve lo dico, sono già la mia fazione preferita. In tutta l'America sono stati i primi ad andare verso il pericolo, coraggiosi vigili del fuoco, gli agenti della polizia e i professionisti medici. Dopo che le bombe sono cadute hanno formato i Responders. La loro missione? Aiutare il prossimo, non importa il costo. Top. Infatti per adesso sembrerebbero anche più attivi qui negli Appalachi, con una base operativa a Flatwood, al municipio di Morgantown e all'aeroporto. Poi ce ne potrebbero essere anche altre. Queste basi operative servivano prevalentemente per cercare di curare i feriti e gli infetti dal virus degli Scorch Beast. In alcuni ci sono anche negozianti robot dove potremo comprare medicine e anche armi e altri oggetti vari. Anche la prossima sarà una fazione che non abbiamo mai visto, si chiamano i Free States. Un gruppo di prepper domesday. E questi sono stupendi, dovremmo fare un attimo un controllo dell'etimologia della parola prepper. Prepper dall'inglese to prepare, chi valuta la possibilità che si verifichi un particolare evento che abbia con la conseguenza un radicale cambiamento della sua qualità di vita nei vari livelli. In tal scopo si prepara nascondendo armi dentro casa, creando un bunker sotto il vialetto. Io sinceramente questi io mi ci ritrovo anche, so anni che cerco di convincere mia moglie a fare un bunker, lei mi dice ma che c'è, dove mo fa? Non lo so, può sempre servire. Mi sa che anche voi sopravvissuti siete un po' prepper. Che nome è? Comunque questi qui non sono troppo matti, alla fine ci avevano ragione. La cosa è che sono riusciti a sopravvivere, ma a quanto pare anche loro per poco. Questo movimento esisteva anche prima della Grande Guerra e si chiamavano gli Stati Liberi dell'Appalachia. Senti che nome comunista! E questo probabilmente ha attirato l'attenzione dell'enclave. Infatti se ci recheremo a White Springs, appena entrati sul tavolo troveremo una pagina del giornale Charleston Herald intitolata The Black Will Interview. E qua regà scatta una cosa stile spionaggio pazzesca. Perché praticamente, cioè la storia è lunga, quindi io penso che ci faremo tutto un video a parte su questa fazione, regà, e su sto senatore. Perché praticamente questo senatore, che era un difensore del popolo, quando è stato eletto al Senato, a quanto pare è stato contattato dall'enclave, ragazzi. Perché in questa intervista rilasciata dopo che è scomparso da tanto tempo, ci fa capire anche di essere scappato proprio perché non avendo accettato le proposte dell'enclave, avendo visto il marcio che c'è dietro, l'unica possibilità che aveva ormai era scappare da questa società corrotta. Infatti adesso vi leggo soltanto una frase. Ci sono forze sinistre al lavoro nelle aule del governo. L'unica possibilità rimasta all'americano medio è di fuggire dai centri abitati, dirigersi verso la natura selvaggia, dove si può trovare almeno una qualche speranza di fuggire dallo sguardo spaventoso di chi ci governa. Il governo è nostro nemico. Ovviamente la mentalità americana ci suggerisce di dire che questo è soltanto un fottutissimo comunista. Molto figo comunque, molto figo. Questa sera approfondiremo. Comunque sembra proprio che dopo essere entrato in contatto con l'enclave ha deciso di abbandonare tutto e unirsi al gruppo degli Stati Liberi dell'Appalachia. Comunque a quanto pare queste fazioni le dovremo fare noi, come avevamo detto quando era stato annunciato Fallout 76, magari potremo creare delle fazioni, a quanto pare sarà così. Questo perché molto allegramente qui in West Virginia sono tutti morti, siamo rimasti solo noi, e quindi dovremo decidere quale fazione, quale ideale ci piace di più, e da quanto ho capito nei vari Fallout tutti ci abbiamo idee diverse, e questo mi fa anche paura, perché come fai a essere dalla parte dell'enclave? Ne sento una marea. Boh. Comunque, se cerchiamo di unire un attimo i puntini, riusciamo già a capire che i Responders molto probabilmente sono nemici dei Free States, visto che già prima della Grande Guerra avevano combattuto. E anche la Confraternita, essendo lei stessa, come avevamo già detto, un gruppo paramilitare che si è distaccato dall'esercito e ormai praticamente è contro, ha già combattuto svariate volte contro l'enclave, li mettiamo dalla parte opposta. Sarà un po' tutti contro tutti, ma se ci dovessero essere alleanze, io credo sarebbe più enclave Responders, mentre i Free States sarebbero con la CDA. Poi non lo so, ovviamente i Rider tutti contro tutti, proprio i Rider a cannone, ammazza chi gli capita. E niente, io penso che potremmo fare un po' di tutto, cioè io credo che ne andrei a periodi più di tutto, cioè nel senso facciamo una settimana, ando famo i Rider e andiamo a rompere le palle a tutti quelli che dicevano che Fallout 76 sarebbe stato bruttissimo, invece poi se lo so comprato, perché tanto andrà così. Fate l'errore che hanno fatto in tanti che mi hanno scritto: beato te che sei youtuber e fai chiacchio della mattina alla sera, potrò giocare a Play, che potrei giocare a Beta, perché vi uccido visto che sto distrutto e sto a lavorare un casino sto periodo. Infatti non dormo tipo da 30 ore, ieri notte ho lavorato un po' disintegrato. Comunque stasera mega live ragazzi, notturna, da l'una di notte alle 5 di mattina, quindi belli carichi, mamma mia. Spero di non svenire, comunque ci saranno una marea di bug, l'hanno già detto. Chip Tesla si è messi in mani avanti. Sappiate, la prima live, sì la prima live, il primo test server, ci saranno una fracca di bug.
Quindi preparamosi a gente senza testa, a chi c'ha le teste, la testa in mezzo ai piedi, che, quello che vola, quello che gira su, di tutto. Cioè, sarà di tutto, gli Scorch Beast deformi. Cioè, mi fanno pure paura i bug a me certe volte, perché mi spiazzano, ti arriva quello che con otto gambe, delle cose terrorizzanti, non so capire su Full Out. Pure il gol classico che vola a braccia così. Terrorizzante quello, proprio terrore puro, ma traumatizzato qualche volta. Comunque, vabbè, ragazzi, dagli a tutti, ci vediamo stasera. Grazie del sostegno a tutti quanti. Ricordate di far iscrivere qualche amico, nel caso la campanella, di mettere like, dagli a tutti e condividi a manetta, manetta. Dai, bella ragazzi.